è quello che dobbiamo vergognarci. E soprattutto quello che è più assurdo, e che da giuristi è davvero aberrante, è fare ricorso alla decretazione dei provvedimenti laddove dall'altro lato si dice che gli sbarchi sono diminuiti e si adotta questo tipo di decretazione sacrificata, che sono parte integrante del nostro ordinamento. Per cui muoviamoci, mobilitiamoci, mobilitazione permanente, continuiamo sempre più presente. Grazie, grazie a tutti. Per questo ci troveremo l'ennesimo decreto fascista prodotto da questo governo, ma la lotta non finisce qui, perché proprio nella possibilità reazionaria che sta vivendo il nostro paese, che si ricostruisce, porta a per sentirci ancora più forti le piazze contro la deriva fascistoide di questo. Buonasera a tutti, dalla Guinea, l'Africa, sono africano anche se non si vede. Allora, volevo dire, qua dentro sono i primi delinquenti, sicurezza contro la vendita delle armi in Africa, lo fanno tutti in Europa e poi dicono che sono gli africani perché sono delinquenti. Il furto è una vendita delle armi, qui dentro nessuno lo dice, i porti sono chiusi agli immigrati,